Benvenuti a questo nuovo appuntamento con la prima pagina di Teleischia. Questa sera abbiamo il piacere di ospitare il consigliere comunale Luigi Balestrieri. Buonasera, ben arrivato. Sera a tutti. Allora, facciamo un attimo i conti con questa amministrazione comunale che è in scadenza. Voi per il primo periodo siete stati in maggioranza, poi siete passati dall'altra parte. Se c'è qualche cosa da poter sottolineare in negativo o in positivo di questa amministrazione, che cosa, facendo un bilancio, cosa potremmo dire? Guarda, io il bilancio lo posso fare sul periodo in cui noi siamo stati in maggioranza. Sono stati 2 anni piuttosto attivi, almeno quelli che abbiamo passato noi nella maggioranza passata, oppure quella che sta per finire, insomma, che volge verso le elezioni. Io ricordo che praticamente sono stati sì 2 anni intensi, ma molto fruttuosi e molto anche formativi dal punto di vista politico. Noi avevamo 2 deleghe, abbiamo avuto per periodi diversi deleghe molto importanti, avevamo il turismo inizialmente, successivamente ci fu data la polizia municipale e il personale. Per quanto riguarda il turismo, io come fiore all'occhiello dico sempre, per noi fu il raggiungimento dell'accordo con le varie compagnie teatrali di Ischia sull'uso del teatro del polifunzionale. Ricordo che all'epoca c'era un po' di caos, ovviamente ognuno cercava di tirare la coperta dalla parte sua e noi insieme con l'assessore Boccanfuso fummo determinati e fermi sulla posizione o a tutti o a nessuno. Con questa, ricordo ancora una famosa riunione sul comune tra Boffelli, Michelangelo Messina e i rappresentanti delle varie compagnie, che arrivammo quasi ad uno scontro, non dico fisico, ma certamente molto animato. Dopodiché noi affermammo con decisione che se ci stava accordo il polifunzionale sarebbe andato a tutte le compagnie, se non c'era accordo tra le compagnie avremmo ritenuto opportuno non darlo a nessuno e gestirlo in proprio e poi magari vedere successivamente cosa fare. Oggi abbiamo visto quanto è cresciuto il polifunzionale con le attività delle compagnie. E questo devo dare atto pure a Boffelli e allo stesso Michelangelo Monsina, che all'epoca di buona lena fece da tramite tra l'amministrazione e tutte le altre e poi si giunse ad un vero e proprio compromesso che tuttora vige, anzi che ha portato al miglioramento dello stesso stabile, in quanto le compagnie successivamente si sono fatti carico anche di lavori che hanno migliorato la struttura. Quindi poi, ecco, passati 2 anni siete andati all'opposizione, intanto nell'amministrazione è successo quello che è successo, si sono sfilacciate una serie di personaggi, assessori che poi si sono dimessi, fino ad arrivare all'attuale composizione della Giunta. Che sì. Cosa... Diciamo che la perdita la fuoriuscita dell'amministrazione è solamente dovuta a un fatto politico, ad un particolare momento politico. Se non sbaglio gli attriti nacquero subito dopo le elezioni al Parlamento europeo, che determinarono la mancata elezione di Joseph Ferrandino nell'assise di Strasburgo, oltretutto per pochissimi voti. Non credo Joseph Ferrandino, ma qualcuno ritenne all'epoca che quella manciata di voti non fossero venuti da quest'altra parte. Politicamente io credo che nessuno possa pretendere che uno schieramento che non si riconosce politicamente in un determinato tipo di partito possa, indipendentemente dalle posizioni personali, perché a me avrebbe sicuramente fatto piacere che Giuseppe Ferrandino diventasse in prima battuta parlamentare europeo. Credo che a tutti quelli che fanno politica sull'isola avrebbe non solo fatto piacere, ma comodo avere un rappresentante nell'assise di Strasburgo che si facesse carico dei problemi dell'isola di Ischia. Quindi praticamente state dicendo che è difficile ad uno di Forza Italia far votare il Partito Democratico. Avremmo snaturato oltretutto un patrimonio, non dico di idee, ma certamente un ruolo politico che uno si dà, al di là del fatto che oggi come oggi io dico che la mancanza di strutture partitiche non esiste, è un fatto grave, ne parlavamo prima,
non essendoci più partiti, non c'è più quella formazione. La vita di sezione, insomma. La vita di sezione. Io penso, guarda, ti dicevo prima, diventare consigliere comunale, prima si andava per gradi, adesso si entra in consiglio comunale magari con i soli voti di famiglia. Prima per diventare consigliere comunale uno doveva fare una trafila, mi diceva, dovevano mettere i manifesti, dovevano andare a pubblicizzare, dovevano fare la vita di partito, parlare e discutere una sezione con i segretari di sezione, poi si arrivava ad essere consiglieri comunali. Ma sei mai passando prima per qualche commissione? Passando per prima qualche commissione consiliare deliberativa e non, insomma. Quindi questo secondo me è stato un limite, continua ad essere un limite, perché si fa pure poca vita associativa, ecco. Prima c'era il segretario del partito che quando parlava diceva la sua, la linea di partito era quella, il consigliere comunale obdotto collo doveva seguirla. Adesso diciamo che è un fatto positivo, ma ha anche il suo lato negativo, il consigliere comunale è lasciato quasi al libero arbitrio. Di recente in un'intervista ti ho chiesto qual è la tua posizione, se ufficialmente all'opposizione o meno, visto che altri consiglieri contestavano il fatto che tu ricorressi molto spesso alla astensione, e poi anche di converso quale rapporto c'è con l'altro consigliere Gennaro Scotti, se cioè fate coppia in senso politico o meno. Quindi sfatiamo un altro mito. Sì, allora io voglio fare un passo indietro. Noi siamo stati eletti nel 2012 con una coalizione che prevedeva candidato sindaco Giuseppe Fernandino e un determinato programma da attuare che era quello dell'amministrazione che poi ha vinto le elezioni. Era logico che incuneatici su quella strada noi dovevamo fare un certo tipo di percorso. Il percorso si è interrotto più per motivi politici che per veri e propri motivi di rapporti interpersonali con i consiglieri comunali e con lo stesso sindaco. Per cui mi sembra logico che su delle posizioni su cui noi eravamo pienamente d'accordo nel 2012 ci potremmo e ci ritroviamo certamente anche nel 2016. Se poi ci viene a dire siamo o non siamo più organici all'amministrazione, beh, non avendo rappresentanti in giunta mi sembra logico che questa organicità non vi è, però ciò non ci impedisce di convergere a volte su determinati tipi di problemi, su quelle che sono le posizioni della maggioranza, altre volte quando non riteniamo opportuno che queste vadano a in un certo qual senso dischiarare quelli che erano gli obiettivi che ci eravamo preposti nel 2012, abbiamo facoltà di non approvarlo oppure di tirarci indietro e astenerci. E Gennaro Scotti? Con Gennaro Scotti, ripeto, noi abbiamo una unità di intenti politici simile se non uguale. Gennaro Scotti oltretutto è stato eletto nella lista Progetto per Ischia, che ha portato me e il dottore Mattera in consiglio comunale. È uscito il dottore Mattera per motivi suoi personali, sapeva benissimo che il primo nella lettera era Gennaro Scotti e che quindi Gennaro rappresentava una certa continuità all'interno del civico consesso. Quindi adesso si va avanti spediti in questi altri mesi di amministrazione? Ormai credo che l'amministrazione abbia esaurito il suo compito. Certamente, devo dire la verità, negli ultimi tempi, al di là delle critiche che possano giungere, è giusto che giungano, perché siamo in democrazia e in politica certamente le critiche fanno bene, io dico che negli ultimi tempi credo che la fattività si stia vedendo, ma al di là di tutto le scuole stanno per essere rimesse a posto o sono state rimesse a posto, le strade bene o male si stanno asfaltando, sono state fatte le fogne. Il centro polifunzionale sta trovando una sua uniformità, una sua fisicità, diciamo così, e speriamo che almeno fino a maggio si riesca ad attuare quello che era il programma del 2012, anche se, ripeto, sarà difficile e molto probabilmente ci saranno comunque delle defaianze. Sembri un consigliere di maggioranza. No, ma guarda, non si tratta di essere un consigliere di maggioranza, si tratta di essere coerenti. Io lo sono sempre stato dal primo momento. L'ho sempre detto che non posso andare a dire ai miei elettori solo perché politicamente ho litigato con Giuseppe Fernandino di non voler attuare quello che nel 2012 mi ero prefisso di attuare.
Questo non lo potrò mai dire, perché non posso ingannare né me stesso né gli altri. Ripeto, se su quelle posizioni primarie ci ritroviamo, credo che ci possiamo ritrovare tutti quanti. Se non ci ritroviamo, io sono libero da mandato proprio perché non c'è più organicità con l'amministrazione. Ma a priori sparare addosso alla Croce Rossa non è mai bello. E a Paolo Ferrandino, che attraverso Teleischia tende la mano e dice: farò in modo di recuperare anche gli amici che hanno preso un'altra strada per quanto riguarda le prossime elezioni. Cosa Paolo Ferrandino è un amico e soprattutto è un politico di navigata esperienza. Vorrei saperne di più sul contesto in cui lui ritiene di agire e soprattutto quali siano gli obiettivi finali. Cioè, non toglie che ovviamente fatti i dovuti passaggi politici e con i gruppi e con i rispettivi referenti politici, se ci sono condizioni per andare avanti, ha tutta la mia e nostra disponibilità. Non mi dire però che non stai partecipando a riunioni fatte con l'attuale opposizione o minoranza che dissi. Ma guarda, io ho un buon dialogo con tutti, sia con lo stesso Carmine Bernardo che Salvatore Mazzella che con Ciro Ferrandino. Però credo che per il momento non siamo ancora giunti al momento in cui uno debba fare riunioni per cercare di trovare lo sbocco per le prossime elezioni. Aspettiamo ancora un altro po' di tempo. Però siamo già a settembre inoltrato, ormai è quasi ottobre, quindi non è molto distante. Ci vuole tempo per marci. I tempi della politica non sono mai quelli naturali. Che tipo di coalizione ti immagini per quanto ti riguarda? Guarda, io spero. Posto quello che Paolo Ferrandino possa venire a chiedere. Più di immaginare, spero in una coalizione che sappia affrontare una volta per sempre bene i problemi del comune di Ischia. E non solo quelli del comune di Ischia. Io penso che nel 2016 dovremmo cominciare a pensare un po' da grandi e un po' meglio e in modo più grande. L'isola di Ischia ha dei problemi che non si possono ridurre al solito campanilismo. Se frana una montagna, frana una montagna dell'isola di Ischia. Se vengono tolte delle linee dirette a Ischia Porto, vengono tolte delle linee marittime, vengono tolte all'isola di Ischia. Io dico, cominciamo a pensare in quest'ottica e man mano poi vedremo come si spiana la strada. Ma sono gli uomini comunque che fanno la politica. Certamente, anche le idee camminano sulle gambe degli uomini, diceva un famoso giudice vittima di mafia. E perciò io dico, cominciamo a ragionare in questi termini. Facciamo un appello, diciamo, a tutti gli uomini di buona volontà. Ecco, per me andrebbe bene una coalizione che, al di là del campanilismo vero e proprio, al di là del fattarello di comune, cominci a ragionare in modo che il problema di Ischia è lo stesso problema di Casamicciolo, di Laccameno, di Barano, di Serrara Fontana. Quindi un preludio al comune unico. Ma più che comune unico, io dico, cominciamo ad essere maggiorenni, cominciamo a pensare a qualcosa di più grande. Che tipo di candidato sindaco ti immagini? Un candidato sindaco che voglia risolvere i problemi dei suoi cittadini. No, visto che già si sentono le solite voci di nomi che possono venire anche dal di là del comune di Ischia. Le voci fanno parte della politica, i gossip fanno parte del linguaggio politico. Nella sostanza, chi vuole fare il sindaco deve pensare soprattutto che oggi come oggi non possiamo avere una politica dei trasporti come l'abbiamo avuta fino ad adesso. Non possiamo avere una sanità che oggi c'è, domani no, perché il turismo si fa anche con servizi all'altezza della situazione. Non possiamo, non può pensare di non avere un turismo alla portata delle esigenze del mercato turistico attuale e della concorrenza che c'è. Io ricordo che fino a 10 anni fa Ischia era la perla dell'eccellenza del ternalismo. Adesso ci sono regioni che fanno spot durante tutto l'arco dell'anno, e specialmente d'inverno, sulle proprie terme, investendo in queste terme, investendo in servizi, investendo in programmi turistici, cosa che Ischia non ha ed è ferma a quella progettualità, io non dico di 30 anni fa, ma di 20 anni fa. Io dico, cerchiamo di adeguarci ai tempi, perché piangerci addosso, nonostante il buon Dio ci tenga ancora una mano sulla testa, perché io penso che a Ischia è ancora
molto frequentata, a Ischia vede ancora molta gente, nonostante i problemi che abbiamo. Nonostante l'immagine che ogni tanto facciamo che deturparla. Questo sì, anche questo è vero. Non sappiamo nemmeno forse curarla nel migliore dei modi, anche se tutto il mondo è paese, caro Amedeo. E forse se una pietra che cade a Ischia magari viene più enfatizzata e viene portata a livello di frana, quello che dico io. Senti, scusa se insisto, no, ma a me piace, come dire, rintuzzarti, no, in questa parte di trasmissione a me piace finale, risponderti in questo giusto momento. Per ecco, allora sì. Forza Italia sta a Luigi Balestrieri come Luigi Balestrieri sta? Cioè, insomma, ti senti funzionale? Forza Italia si sta muovendo, ritornando al discorso Forza Italia, sì, elettorale. Forza Italia farà i suoi passi, è logico che Forza Italia e il centrodestra faranno i loro passi per avere un proprio rappresentante alla guida di una coalizione, come legittimamente lo faranno le altre coalizioni. Se troveremo un punto d'accordo con altre persone che vogliano dedicarsi esclusivamente ad un programma di rinnovamento, di rifacimento anche della facciata Ischia, di trasporti, di sanità, di scuola, di strutture e di infrastrutture, noi siamo a disposizione senza nessun tipo di pregiudiziale. È logico che sul tavolo della concorrenza noi porteremo anche chi riterremo più giusto a chi riterremo più giusto affidare il ruolo di candidato sindaco. Su questo, ma è logico, fa parte delle regole della politica. Sul nostro tavolo, almeno davanti alle nostre telecamere, finora l'unico nome che è uscito allo scoperto in maniera ufficiale è quello di Enzo Ferrandino, supportato da due illustri esponenti che attraverso la televisione lo hanno già detto chiaramente, voglio dire Paolo Ferrandino e Gigi Di Vaia hanno detto chiaramente che se hanno designato vice sindaco Enzo era in prospettiva anche per una guida successiva della coalizione. Mi pare logico che il passo sia quello. Enzo Ferrandino, un bravissimo ragazzo, fa dell'impegno politico una sua caratteristica principale, nel senso che io lo vedo attivo, devo dire la verità, molto presente sul comune. È una persona che nonostante la giovane età ha un retroterra politico molto sviluppato. Potrebbe essere uno dei candidati a sindaco. Su questo potremmo discutere, vediamo quali sono i programmi e poi ci regoleremo di conseguenza. Fermo restando che il centrodestra ha tutto il suo diritto e metterà tutta la sua forza per mettere su un tavolo un proprio candidato. Ci troviamo di fronte ad un Partito Democratico sfilacciato in maggioranza e opposizione. Secondo te troveranno la sintesi per ritornare insieme? Voglio dire, Gianluca Trani, giusto per fare un nome e un cognome, riuscirà a ritrovare la strada di Giuseppe Ferrandino e quindi rientrare in un Partito Democratico in maniera da poter andare avanti alle prossime elezioni uniti? Guarda, io purtroppo non vorrei entrare nelle faccende da quello che vedi, quello che ma a quanto pare per me, a me sembra più una faccenda di tipo personale che politico, e quando si va sul personale difficilmente poi si riesce a comporre una cosa. Io per loro me lo auguro, perché io dico sempre che le migliori intelligenze si devono mettere insieme per lavorare per il paese, però fin quando c'è frizione proprio sul piano personale difficilmente si superano gli steccati. Quindi allora sarà un inverno caldo secondo te? Certamente, ma come tutte le vigilie elettorali. Quindi avremo incontri, riunioni, chiacchiere, illazioni, ma bluff anche, molti bluff anche, ma fanno parte del gioco politico. Perché tu dici giustamente fino a maggio c'è tempo. Io credo ancora di sì, le cose all'orizzonte non sono ancora tanto chiare, c'è molto da lavorare, io spero che ognuno per la sua parte lavori bene, lavori nell'interesse di Ischia, tenendo presenti quali sono i nostri problemi, per dare una certezza a questo paese e soprattutto ai nostri figli. Io, guarda, te l'ho sempre detto, il nostro, bene o male, noi siamo quasi coetanei, abbiamo fatto un corso scolastico assieme, siamo stati al liceo assieme, ti ricordo, ricordo i bei tempi trascorsi assieme, il nostro bene o male l'abbiamo fatto. Il problema che io mi pongo è per i nostri figli, obiettivamente,
che paese nel 2020, nel 2030 consegneremo ai nostri figli. Cerchiamo, io dico i nostri, per dire i figli di tutti i telespettatori e di tutti gli amici ischitani. Io il problema alla sera me lo pongo. Molte volte quando affrontiamo delle problematiche in consiglio o in preconsigli o in gruppo, io amo ripetere sempre le stesse cose. Guardiamo avanti cercando di lasciarci alle spalle quello che è stato fino ad adesso. Quindi deponiamo le armi, sotterriamo l'ascia di guerra e facciamo... Non ce lo possiamo permettere la guerra, non ce la possiamo, a parte il fatto che la guerra va sempre ripiegata, perché la guerra non porta a niente, porta solamente a cune di macerie e di morte. Dall'una e dall'altra parte. Io dico, invece di fare la guerra cerchiamo di ragionare, e magari trattare in un tavolo, perché la politica è fatta di ragionamenti. Insomma, passa o non passa questo straniero? Valica il confine di Ischia? Io ripeto, non si tratta di stranieri, perché oggi come oggi sull'isola si deve cominciare a pensare, non dico in modo univoco, ma perlomeno avere capacità e intenti comuni. Beh, ci hai detto qualcosina in più adesso. Quasi sei possibilista su una ipotesi. Ma guarda, poi in effetti che ad ogni elezione a Ischia la politica dello straniero non l'ha inaugurata il centrodestra di sicuro, perché Giuseppe Ranio, pur essendo cittadino ischitano ed essendo ischitano di era sindaco di Casamicciola, quindi è una prerogativa che perlomeno ha cominciato a dar corpo il centrosinistra. Bene, grazie a Balestrieri per questa chiacchierata che abbiamo fatto insieme. Grazie sempre a te. Ci vediamo alla prossima occasione e noi Con ci vediamo piacere. Alla prossima prima pagina. Buonasera, arrivederci.